20 settembre 2019 è una data storica, è una data in cui un gruppo di musicisti consapevoli, indipendenti, emergenti, facendo un bel trambusto e grazie ai social, al web, hanno raggiunto un grande risultato, hanno fatto modificare un regolamento ingiusto di un concorso collegato al Festival di Sanremo 2020. Una roba importante, partita dal basso, e io ringrazio tutte le persone che hanno condiviso, che hanno denunciato tutto questo e si sono indignati, perché veramente indignarsi semplicemente al giorno d'oggi risulta veramente difficile, nel senso che la gente si fa passare addosso tutto senza alzare la testa. Siamo veramente un po' addormentati, ma noi musicisti emergenti indipendenti 20 settembre 2019 otteniamo un grande risultato. Arriva un post dal concorso di Aria Sanremo. Ricapitoliamo per chi non ha seguito le puntate precedenti. Aria Sanremo è l'unico concorso che permette ai musicisti che non hanno casa discografica, non hanno nessuno, quindi sono proprio gli ultimi. È un'ottima cosa perché dà uno strumento, una possibilità a qualcuno che non ha nessuno, magari ha un grande talento, ha un grande, diciamo, brano, a poter presentare quel brano al Festival di Sanremo nelle nuove proposte. Cioè è quello che dovrebbe fare un programma televisivo che scopre nuovi talenti, dare la possibilità a un mister nessuno di praticamente finire sul palco più importante. È una roba buona, bella. Però quando ho visto il bando di quest'anno c'era una bella notizia, ed era quella che era gratuito, un concorso che ha sempre avuto una quota abbastanza alta di iscrizione, quest'anno era gratuito, una bellissima notizia. Ma poi vai a vedere nel regolamento, c'era scritto che i brani dovevano essere per forza depositati in SIAE, solo e soltanto SIAE, nessun'altra società di collecting. E questa era un'anomalia, era un'ingiustizia, perché abbiamo fatto tanti video, tante battaglie anche su Soundriff, questa nuova società di collecting che ormai si è affermata, ha anche raggiunto una pace con SIAE, e non si capiva perché nel bando dell'unico concorso che permetteva ad un musicista proprio sconosciuto, un musicista che non aveva etichetta discografica, ma soltanto magari delle canzoni e non sapeva. Io mi immagino sempre, che ne so, un musicista dal profondo sud o anche nel profondo nord, comunque un musicista in un piccolo paese che non sa come fare, ha questa possibilità, boom, magari è iscritto a Soundriff e non poteva partecipare e non poteva sfruttare questa opportunità. Un'ingiustizia, perché in base alla società di collecting c'era veramente una discriminazione, potevano partecipare soltanto quelli che usavano SIAE. Ma perché? Perché mai? Allora ho iniziato a fare qualche video, ho fatto 3 video sull'argomento, a denunciare questa cosa, e tutte le persone che ringrazio, che hanno condiviso questi video, hanno fatto post, secondo me abbiamo fatto abbastanza rumore, tanto che ieri, intorno alle 7:30-8, il mio telefono è impazzito, un sacco di messaggi, colleghi che mi scrivevano: hanno cambiato il regolamento, è uscito il post, hanno cambiato il regolamento. E dicevo: ma che state dicendo? Vado a vedere, si riferivano proprio ad Aria Sanremo, che aveva fatto un post in cui diceva: attenzione, comunicazione importante, ci sono sostanzialmente 2 modifiche al bando molto significative. Una riguarda appunto che il brano inedito potrà essere depositato presso una qualsiasi società di collecting scritto in maiuscolo, e l'altra è appunto che la partecipazione, diciamo la scadenza delle iscrizioni, è prorogata al 21 ottobre 2019. Quindi ragazzi, sia che siate Soundriff, sia che siate SIAE, se non siete nessuna delle due vi potete iscrivere a Soundriff in 2 secondi proprio, ci mettete e depositare il brano, proprio ci vogliono 10 secondi, un minuto, se avete il brano registrato vi iscrivete a Soundriff, fate l'account, depositate il brano e siete a posto. E potete mandare poi il brano ad Aria Sanremo, che è l'unico concorso che vi permette di andare, di poter partecipare e provare ad essere uno dei 2 artisti che loro selezioneranno e che andranno direttamente nelle nuove proposte di Sanremo a febbraio, Sanremo 2020. Quindi per tutti quelli che hanno un brano nel cassetto e non hanno un'etichetta, non hanno nessuno, segnalo appunto il concorso Aria Sanremo. Andate sul sito aria-sanremo.it, c'è il regolamento, sapete tutto come fare, lì è scritto tutto. Se avete un brano mandatelo, e una grande vittoria. Il 20 settembre 2019 istituiamo la giornata del musicista emergente indipendente, una grande vittoria partita dal basso. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, perché siamo stati tanti a fare rumore. Secondo me, se fai la giusta pressione
le ingiustizie possono essere cambiate e risolte. Quindi una grande vittoria, ringrazio veramente tutti e ci vediamo alla prossima battaglia contro le ingiustizie della musica, che purtroppo a livello emergente sono sempre tante. 20 settembre 2019, giornata mondiale del musicista emergente indipendente.